Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a vedere come ci dobbiamo comportare, visto che è tutto sui massimi, come facciamo a scegliere dove andare ad investire. Ho fatto uno studio in merito e andiamo a vederlo. Salve a tutti, bentornati ancora sul canale, sempre Massimo Rea. Intanto volevo dirvi che io cerco di fare un one shot, cioè una ripresa unica senza tagli, perché preferisco concentrarmi sui contenuti piuttosto che perdere tempo a fare i tagli. Quindi, se questo vi piace e i contenuti sono buoni, lasciatemi un like, tanto a voi non vi costa niente. Ok, andiamo a vedere l'S&P. S&P ne abbiamo già parlato sul canale, ci sono molteplici video dove parlavo di come l'S&P avrebbe rotto quel livello che stiamo guardando ora. Abbiamo parlato di come c'è la correlazione con i treasury, abbiamo parlato dei segnali di possibile crollo del Nasdaq, possibili segnali bullish del Nasdaq e così via. Quindi potete andare a spulciare il nostro portale per identificare i vari segnali. Ora però che siamo sui massimi un po' ovunque, come facciamo a comportarci? Cosa dobbiamo andare a guardare per non sbagliare e ritrovarci in un impulso, entrare ad un impulso e poi ritrovarci con un ritracciamento che ci viene contro. Quindi andiamo a fare questo studio. Come prima cosa, già si può notare che l'S&P, questa trend, ve l'ho mostrata già da alcuni video, dal 2009 ha superato finalmente questo livello ed è entrato in un segmento bullish. Da notare la linea verticale, ragazzi, è esattamente quando è uscita la notizia del vaccino, quindi il breakout c'è stato grazie a questa notizia importante. Andiamo a vedere anche il Dow Jones come si sta comportando e come possiamo notare ha più o meno una stessa medesima trend, questo a livello mensile, ragazzi. E siamo però arrivati adesso a toccare la trend. Bisogna vedere se romperà, quindi se il settore industriale ha intenzione di rompere questo livello e quindi fare come l'S&P, superarlo e andare oltre, e oppure se avrà bisogno di ritracciare. Idem, questa linea verticale è sempre uscita vaccino, breakout di questo livello chiave qui, quindi anche qui c'è stato il boost. Andiamo a vedere invece le aziende a bassa capitalizzazione, quindi il Russell 2000. Qui possiamo notare che vi è una trend che è stata anch'essa violata. Questa è la candela rottura grazie vaccino che ha rotto questo livello di resistenza. Ora è passata al di sopra e è in una medesima situazione del S&P, anche se sta mostrando candele di debolezza con degli spike piuttosto forti. Quindi non è da escludere che possa andare a ritracciare sopra la trend, usarla come supporto e poi ripartire. Quindi questi erano i settori. Andiamo a vedere, scusate, anche il Nasdaq, giustamente, che è abbondantemente superato questa trend ed è in forte spinta. Bisogna vedere fin quanto avrà forza di fare questa spinta. Potremmo vederlo ritracciare sulla trend e poi ripartire oppure continuare già da qui a salire. Ora, come facciamo a scegliere dove buttarci? In tal caso io utilizzo degli spread. Gli spread sono delle frazioni, quindi vado a dividere un settore versus un altro e vedo quale settore sta performando meglio. Iniziamo da uno che vi ho già mostrato, che è questo Nasdaq versus S&P. Questa è la bolla di internet, come vedete, ha creato un livello che oggi sta usando come supporto. E da notare che quando sale performano meglio le tech, quando scende performa meglio il resto del pacchetto azionario americano. Andiamo nello specifico, andiamo a vedere oggi in questa fase che cosa sta succedendo e come possiamo notare vi avevo già mostrato che stanno poggiando sui massimi della bolla di internet. Ha già reagito la tech sta partendo praticamente. Questo significa che le tech attualmente sono più forti rispetto al resto azionario americano. Quindi non è da escludere che possa intanto arrivare a questo livello alto. Però bisogna sempre stare attenti che non voglia andare a rompere
il livello sottostante, quindi un occhio di riguardo. Per il momento c'è un segnale bullish, quindi significa che le tech possono essere una valida scelta. Ok, questo è un primo fattore. Poi andiamo a vedere il Russell 2000 a confronto con l'S&P e vi voglio mostrare, alzo un po' il time frame. Vi voglio mostrare che quando sale è perché le small cap, quindi le aziende a bassa capitalizzazione, stanno performando meglio. Quando scende significa che stanno performando meglio le big cap, quindi le large. Ora stava scendendo, è sceso per moltissimo fino a luglio, fino a maggio 2020. Poi le small, quindi le piccole aziende, hanno recuperato e hanno sbattuto a questa trend di resistenza. Ora abbiamo due livelli di supporto che, se tenessero, significa che le small cap andrebbero meglio, quindi salirebbe. Nel caso in cui rompesse questi due livelli, potremmo rivederlo verso la base del canale. Significa che le large cap performerebbero meglio. Quindi, se tengo d'occhio questo livello, so nei prossimi giorni quale sarà la scelta che farà e posso indirizzarmi in quel settore. Poi vado a vedere anche il Russell 2000 a confronto con l'industriale, quindi vado a vedere le small cap con le industrie. E come possiamo notare, vi è una forte resistenza. Quando sale, vi ricordo che il Russell vanno meglio, quando scende significa che l'industria va meglio. In questo caso, qui c'è un canale ascendente. È stato appena riconquistato dopo che hanno perso un po' le small cap, hanno ripreso forza e sono rientrate. Ora, se dovesse continuare, anche qui avremo una conferma che le Russell, quindi le aziende small, potrebbero andare meglio se tornasse a salire rispetto all'industria. Quindi questo è un altro fattore da tener conto. Ora, per andare nello specifico, vi voglio far vedere i settori. Tutti i settori dell'S&P come stanno performando da sempre. Questo è da sempre. Probabilmente avreste pensato che le migliori erano le tech, ma purtroppo no. Le migliori in questo caso è XLY, che, se non ricordo male, sono le aziende cicliche, ossia coloro che vendono auto, lavatrici, tutto ciò che ha un ciclo di vita. Quindi, a quanto pare, da sempre le migliori a performare sono le cicliche. Poi abbiamo XLV, che sono, se non ricordo male, sono il farmaceutico, e poi ci sono le tech. Questo è da sempre. Andiamo a vedere negli ultimi 5 anni. Negli ultimi 5 anni, intanto si vede ovviamente che le tech negli ultimi 5 anni sono state le regine, ma quello che noto è l'energetico. L'energetico sta soffrendo tanto negli ultimi 5 anni. Abbasso un altro po', vediamo nell'ultimo anno. E nell'ultimo anno posso notare che abbiamo due frazioni, una frazione qui in alto e una frazione qui in basso. Sotto abbiamo le utility, immobiliare, i consumi stabili e XLV, sono sempre farmaceutico, ok? Sopra abbiamo tutte le altre. Quindi questo è un altro fattore da tener conto. Per quanto riguarda gli ultimi, questo è l'ultimo anno, se non ricordo male. Sì, perfetto. Abbasso un altro po' il time frame, andiamo a vedere 6 mesi. 6 mesi, quello che noto è che hanno avuto un forte sprint le energetiche e ora sono in fase di flessione. Tutte le altre sono sotto, tranne la finanza. Ultimi 3 mesi sono tutte più o meno alla pari, tranne la forte escursione dell'energetico. Ultimo mese, ed è qui che viene il mio studio finale. Come possiamo notare, in linea di massima, quella che è stata sempre sottoperformante è stato l'energetico. Ora, c'è da sapere un concetto: con l'aumento dell'inflazione, l'inflazione è strettamente correlato all'energetico, e ve lo mostro con questo grafico. Ho creato un indicatore dell'inflazione perché su TradingView non esisteva. Quindi l'ho creato, sono andato a prendere i dati. Questo è il settore energetico, da notare la correlazione che vi è, tranne questa escursione qui, che qui è meno forte, ma tanto più l'inflazione scende, tanto più è scesa
l'energetico. Ora, se essendo correlati direttamente, non inversamente, se l'inflazione sappiamo già salirà, probabilmente uno dei settori che ne gioverà sarà appunto l'energetico. Ok? Quindi andiamo a vedere adesso uno spread energetico fratto S&P e vediamo come si comporta. Allora, questo spread, come possiamo notare, quando sale significa l'energetica ha performato meglio rispetto al resto S&P. Quando scende ha performato peggio rispetto al resto dell'S&P. Ora, da notare questa trend che è stata violata in queste ultime fasi e in fase di retest. Questo potrebbe essere un segnale che, accompagnata all'inflazione che dovrà salire e sta già salendo, potrebbe essere un segnale che il settore energetico sarà quello che si riprenderà. Quindi, però, guardando l'energetico bisogna andare a guardare necessariamente anche un'altra cosa, ossia il petrolio, che è strettamente correlato ovviamente all'energetico, essendo la nostra fonte maggiore di energia. Come possiamo notare, vi è sempre questa trend discendente, rottura e fase di retest. Petrolio è sempre soggetto anche all'inflazione. Sappiamo che quando aumenta l'inflazione, aumentano quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo a fare carburante, quando andiamo a fare qualunque tipo di servizio. Quindi, con l'aumento dell'inflazione, il petrolio probabilmente avrà un boost anche esso. E visto che vi è già stato un breakout, non è da escludere che possa già partire da qui. Quindi io terrei anche qui un occhio di riguardo. Spero che questa analisi vi sia stata d'aiuto, ragazzi. Ho cercato di prendere più informazioni possibile, di farvi vedere qual è la forza degli spread e usarli a nostro vantaggio per vedere la forza relativa tra un settore e l'altro, e così da decidere su quale settore buttarci nonostante siamo sui massimi. Vi ringrazio per essere stati sul canale, lasciatemi un like se vi è piaciuto e ciao a tutti.